Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, oggi è venerdì 3 maggio 2013, come sempre i mercati sono chiusi da pochissimi minuti e come sempre vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale, settimana assolutamente intensa, assolutamente importante, ha seguito in qualche maniera la positività che già settimana scorsa avevamo evidenziato che ha seguito a sua volta quella dopo le elezioni in Italia del Capo dello Stato e la formazione del governo, sempre qui da noi in Italia, che in qualche modo aveva un po' dominato nelle ultime 2 settimane. Ecco che poi questa settimana, lo vediamo qui, la positività è partita e ha avuto come motore l'Europa, con un culmine nella giornata di venerdì appena conclusasi, che descriveremo tra un attimo. Il motivo della positività confermata è che, come vedete, l'Eurostoxx si è finalmente posto in maniera assolutamente decisa con quest'ultima barra di venerdì, appunto 3 maggio, al di sopra della congestione del 2013, rompendola al rialzo dopo che c'erano state diverse false rotture o comunque molto incerte, sempre nel corso di questa settimana, che ha visto proprio l'Eurostoxx entrare e uscire diverse volte, non solo come qui vediamo sul grafico giornaliero, ma anche in intraday. In riferimento erano rimasti, come più volte segnalato, nella pagina Facebook con gli aggiornamenti in tempo reale 2689 di Eurostoxx, massimi segnati nel mese di gennaio, attraversati, come ripeto, diverse volte in settimana, e poi finalmente, in qualche modo, c'è stata una forte escursione rialzista che ha portato l'Eurostoxx con decisione al di sopra della stessa. Quindi rottura sicuramente per ora confermata al rialzo della congestione che per tutta questa prima parte del 2013 ha tenuto impegnato il mercato, in qualche modo intrappolato, e la novità qual è? Che anche il DAX, novità sicuramente positiva, che in qualche modo era rimasto un po' indietro rispetto all'Eurostoxx, direi quasi in una sola giornata, sempre quella importantissima di venerdì 3 maggio, non solo superato con decisione quel livello chiave soglia, a livello più che altro psicologico degli 8.000, ma soprattutto i massimi del 2013, chiudendo, come vedete, al di sopra degli stessi, andando subito a confermare la positività dell'Eurostoxx e a risolvere in positivo quella divergenza che vedeva diverse volte in settimana l'Eurostoxx al di sopra della congestione 2013 e il DAX ancora dentro per quella sottoperformance che ha un po' determinato l'andamento del DAX nell'ultimo periodo, ma non oggi, venerdì 3 maggio, con questa rottura decisa del livello e con una chiusura di sopra della stessa, degli stessi massimi del 2013, che ripeto, conferma la positività dell'Eurostoxx. Detto questo, però, e purtroppo, perché chiaramente se tutto fosse solo positivo sarebbe molto più semplice, c'è ancora da segnalare questo gap, e in particolare il gap del giorno 29 aprile, che si chiuderebbe a 2641, vedete ancora aperto perché il 29 il minimo è stato battuto a 2644, il livello chiusura gap è a 2641 sarebbe la chiusura del giorno 26. Ecco, questi tre tick purtroppo ancora lasciano questo gap aperto e il gap all'interno della congestione 2013. Questo purtroppo non è il massimo della vita, come dire, perché sarebbe stato molto meglio se la rottura, sicuramente decisa, sicuramente positiva, sicuramente confermata dal DAX, fosse avvenuta dopo che con i ritracciamenti dei giorni scorsi, che proprio questa settimana abbiamo vissuto, si fosse riusciti a chiudere questo piccolo gap veramente per tre tick, è rimasto aperto del giorno 29 aprile. Purtroppo dobbiamo tenerne conto, quindi un pochino di cautela, è però facile giudicare quello che succede perché ancora una volta sull'Eurostoxx dovremmo tenere presenti i 2689 che hanno segnato in maniera così netta quel massimo del 2013 che una volta superato, appunto, nella giornata di venerdì 3 maggio, l'Eurostoxx è stato capace di lasciarsi alle spalle, quindi teniamolo ancora presente, perché va bene che potrebbe esserci un ritracciamento ed un test di questo stesso livello del 2689, veramente molto importante, ma se dovesse esserci una ripenetrazione al ribasso
livello, è chiaro che il quadro muterebbe. Quindi diciamo che se la sfortuna vuole che il piccolo gap sia ancora aperto e qualche elemento di cautela lo richiami ancora, è anche molto facile giudicare la situazione proprio grazie a quel livello dei 2689 d'Eurostoxx, che tante volte abbiamo citato questa settimana, che rimarrà anche per le prossime sedute, anche a fronte di un eventuale ritracciamento e ritest del questo stesso massimo, il livello di riferimento, quindi mi raccomando, molto importante. Chiaramente anche il DAX, rispetto ai massimi del 2013, che sono i massimi di marzo in questo caso, ci dà un livello molto preciso per giudicare quello che accade. Il FIB nella giornata di venerdì è rimasto un pochino indietro dopo che per tanto tempo aveva sovraperformato. Il FIB purtroppo lo sappiamo, ormai da qualche mese fa storia a sé, sia per gli elementi di crisi italiana, sia per l'impatto molto forte sui volumi purtroppo che ha avuto la decisione di introdurre la Tobin Tax, ma sono cose che purtroppo sappiamo. E di nuovo l'altro e ultimo elemento, a parte il FIB che ripeto fa storia a sé stante, voglio riportarvi e sul quale voglio richiamare la vostra attenzione, è quello del Bund. Il Bund su tutta la positività delle ultime settimane non aveva confermato perché era rimasto ben attaccato ai massimi, è ancora nell'area dei massimi, quindi è sicuramente fin tanto che non arriverà a chiudere perlomeno questo gap, quindi il gap del giorno 18 marzo, che vedete molto ben presente e molto ben definito in area 143 circa e poco più. Ecco, diciamo che comunque, malgrado rimanga ancora su livelli molto alti, nella giornata di venerdì ha per la prima volta, con una discesa abbastanza decisa, confermato la positività che abbiamo visto sugli azionari. Quindi il Bund sembra voler in qualche modo iniziare a confermare la positività degli azionari. Teniamo sempre d'occhio anche il Bund in secondo piano, come tante volte detto, però ricordiamo sempre di cercare una conferma dallo stesso. Quindi l'elemento nuovo è che se è vero che da un lato il Bund è ancora in area massimi, molto saldo, per la prima volta in quest'area dei massimi, per la prima volta ha messo a segno una giornata di negatività contrapposta alla positività degli azionari, quindi andando almeno in intraday a confermare la stessa. Ecco quindi che, e concludo, con il mercato americano assolutamente tonico, assolutamente positivo, vedete ha raggiunto nuovi massimi, sia per quanto riguarda l'S&P 500, sia per quanto riguarda il Nasdaq. Questo non fa che confermare il quadro di positività che abbiamo appunto descritto fino adesso e che rimane certamente vero, anche se gli elementi di cautela li abbiamo tracciati, ma come ripeto, nulla da temere perché per giudicare quello che sta accadendo questa volta è relativamente semplice perché abbiamo dei riferimenti assolutamente precisi.